E allora, siamo in diretta e quindi buon pomeriggio, ragazzi. Questa volta perfettamente in orario, perché appunto, come diceva il buon Flowers, abbiamo sistemato l'affarino che Italo ha realizzato per fare l'attesa così da poterlo postare in orario anche se noi siamo in ritardo e quindi tecnicamente siamo puntuali. E quindi buon pomeriggio da Giaggiù, sotto di me da Italo e c'è il pazzone! Ciao Paolo! Ciao! Ciao, ciao Italo. Italo, usa la voce. Vabbè. Usa anche la voce per salutare, non solo le No, non mani. voglio. E io poi non capisco se sei bloccato per il Non lag oppure voglio, no. io faccio i gesti. Io No, quello della che sei tu, stai non. Come tranquillo, c'è? non mi preoccupare, quello è assodato. Giusto, Giaggio, ma giusto. com'è che ora laghi tu e non più Italo? Non lo so, sai, non ho la minima idea. Siamo scambiati i ruoli. Giustamente, cioè, noi siamo una Ma coppia. io in realtà, cioè. Appunto. No, laggavo per colpa tua già a prescindere, cioè non è che laggavo per colpa mia, era sempre colpa tua. Quindi adesso invece sono riuscito a trovare la mia dimensione in termini di lag e il lag è deciso di andare solo da Giacciu. No, ma secondo me è molto semplicemente perché avendoci io Lost da OBS sono io quello che ha fatica di più la connessione e quindi boh, non so come cazzo funzionano queste cose, non ci ho mai capito niente. Vedo Paolo fermo. Ok. Ciao a tutti ragazzi. Non ti Ciao! preoccupare, non ti fa venire sti No, dubbi, non ti no, però. preoccupare, tu vai avanti, lo show deve Sono continuare. tranquillissimo. Basta, mi date ogni tanto qualche segno di vita e salutate per bene la chat, ragazzi. Dai, per favore. Paolo, non iniziare a odiare tutti Sì, subito. io lo stavo facendo, tu mi interrompi, che cazzo devi Ciao! dire? Ciao ragazzi, ciao ai soliti, a Kami Monogatari, al buon Francesco Ventura che ha messo in pausa Gundam Thunderbolt solo per noi. Grazie. Fatto benissimo, ricordiamo Gundam Ciao! Thunderbolt, serie di Komatsuo, che è lo stesso regista di Valve, però questa volta non era sotto effetto di cocaina. E ciao a Baldugo, ciao a Nico Zuseki, ciao a tutti ragazzi, come al solito. E grazie Flowers per mettere sempre in dubbio la nostra professionalità. Senza di te non sapremo come fare. A noi ci piace risultare come professionisti, eh? Cioè, facciamo sempre apposta. Vogliamo sembrare Sì, quanto più assolutamente. bravi e professionali possibile, poi siamo limitati dalla tecnologia del nostro tempo e va così. Bene. Tra l'altro, io volevo chiedere a Vile Meccanico Qualunque, perché ha cambiato il suo nick? Adesso si chiama solo Vile Perché era Mec. troppo lungo. Però un Vile Meccanico Qualunque è una roba clamorosa e cambiarlo vuol dire, diciamo, adeguarsi alla società borghese, vuol dire piegarsi al capitalismo e quindi abbandonare la lotta di classe. E mi deludi molto, Vile Meccanico. Mi deludi davvero molto. Ora è solo Vile. Vile Mac. Mec, Vile Vile Mac. Mec. Sì, ma è solo un vile. Ok. Giaggio, di cosa parliamo oggi? Perché c'è Paolo qui? Che cosa vogliamo fare con Paolo? Kashara! Schifo. Come piace a noi. Facciamo Kashara. Facciamo casino e basta. Oh. Paolo, dai. Sì. Allora, anzi, Paolo, lascio a te il testimone. Alietaci tu la giornata facendo partire un flame qualunque a caso contro qualcuno della chat. Così, a mozzo. Scegline uno e flammalo senza Hai motivo. qualche considerazione? È che ancora ci sono poche domande. È difficile da poter prendere uno. Vedi, questo qua, Takumi Kitano. Ma come cazzo si chiama? Tanuki Kane, è bellissimo il Scusa, Tanuki. nome. Insomma, Dio cane. Allora, siete pronti per le flessioni? Se gliele fate fare a Giaggiu, va bene. Sempre io. No, noi abbiamo già detto a Paolo che oggi le farà anche lui le ricompense perché non si sfugge. Lui non è neanche un ospite, lui è proprio una parte, un arto fantasma di Anime Tea Time. È proprio qualcosa che fa parte di Anime Tea Time, però non sempre perché c'è ragazzi su da fare. Voi immaginate, devo mettermi a fare le flessioni io che già non voglio vivere standard. Perché quell'altro. Immaginatevi che devo mettere. Vabbè, però capisci che almeno Italo è magro, ha una sua, diciamo così. Che è sto body shaming, scusa. Ma non è Cos'è body sto body shaming. shaming? Io mi stavo dando dell'autograsso, cioè nel senso io se mi metto a fare gli squat vado a trovare il petrolio. A me mi hai detto del magro, come ti permetti? Io Rompo il primo arrivo piano, sulla secondo luna. terreno. Sì, arrivi sulla luna. Oddio Paolo.
Cazzo, clippate quella del petrolio, vi prego. Clippate quella del petrolio, vi prego. Oddio, sto morendo. Allora, aspetta, ti lancio io un input, Paolo. Calmo. Ti lancio io un input, Paolo. L'altro giorno abbiamo avuto per qualche minuto in live il nostro buon moderatore Fraventura, che è stato l'unico non pavido della nostra chat. Che una volta gli abbiamo postato in chat il link di StreamYard per entrare qualcuno per fare due chiacchiere, lui è entrato ed è venuto faccia a faccia con noi. Prima oscurato, ma dopo in privé ci ha fatto un face reveal e abbiamo scoperto che è una persona che anche tu conosci e che dovresti conoscere. Sicuramente non ti ricordi perché tu c'hai memoria zero, ma che dovresti conoscere molto bene perché è una delle persone che ti hanno reso più felice in una delle nostre prime lucche insieme. Vero, è molto vero questo Vero. fatto. Sì. Eh Sì, era un bambino però all'epoca. sì, si parla che al 2000 era Vabbè, tipo il ragazzi, 2014. io già non ricordo le facce con chi vedo normalmente. Lo so. Se tu già non ricordi No, chi insulti e minacci di infatti. morte, quindi figurati chi Cazzo, ti ma ringrazia. sicuramente se mi ricordate l'evento, Allora. magari qualcosa la ricordo, ma così. Italo, vuoi Racconta ricordare? tu già, Ah, Gio. devo raccontare io, che è troppo male per te raccontarlo. Sì, a me ha fatto malissimo. Praticamente era, penso sia stata la prima volta che ci si vedeva io e te dal vivo, Paolo. No, non ha laggato. No, cosa? Mi Ok. senti? Ci sono? Tutto a posto? Ok. Ok. Allora, penso che fosse la. Ok, ci sei, Penso che fosse tipo sì. la prima volta che ci vedevamo dal vivo a Lucca, io e te. E fuori dalla chiesa praticamente stavamo parlando e voi stavate litigando fra te e Italo per chi fosse il migliore dei due nel canale di Ami. Questo povero ragazzetto che aveva appena finito di ascoltare la vostra conferenza si avvicina tutto tranquillo, silenzioso e tu dal nulla l'hai preso e di sparte gli hai fatto: chi preferisci fra me e Italo? E lui ha detto No, te. non è stato in disparte. Noi e Italo, mi ricordo la situazione di Italo, eravamo seduti No, lui era ancora in al disparte, lui era in balcone e io disparte. l'ho detto proprio così, mi sono girato, chi No, è Italo? eravamo Eravamo fuori. fuori, Eravamo me lo ricordo fuori. benissimo perché eravamo fuori, Sì. subito fuori dalla chiesa in piazzetta e lui ha detto te e tu lo hai abbracciato, ma tipo lo hai stritolato e Italo si è rotto dentro il cuore. Io sono stato malissimo. E ha. Però subito dopo ho realizzato, vabbè, un bambino a 14 anni è normale che gli piace più Paolo, stupide, cose frivole, no? E invece abbiamo scoperto che non Già conosceva. fuori dalla chiesa mi immagino le peggio bestemmie, Allora, no, anche dentro la chiesa, anche. figurati. Essendo la sconsacrata, era Isia, la sconsacrata, quindi La cosa bella è che appunto ci ha spiegato che abbiamo scoperto che lui conosceva me e te e non Italo. ancora peggio! Ancora peggio. Cioè, Italo è morto dentro, non è più. Naturalmente sono diventato io il suo preferito perché giustamente sono il migliore di tutti e non si può fare a meno di adorarmi e amarmi. Però gli errori di gioventù non è che si possono biasimare, insomma, sono errori di gioventù. Infatti, se adesso, se tutt'oggi ancora un povero sfigato che guarda i cartoni animati triste con una vita orribile, Paolo, è tutta colpa tua che l'hai traumatizzato abbracciandolo dopo che ti ha detto che sei il suo preferito. Vabbè, se è successo nel 2014, stiamo parlando anche di un 30 kg fa, vedi, eh? Quindi magari è stata un abbraccio un pochino più easy di una persona normale. Sì, era stato parecchio tempo fa. Mi sa la nostra seconda o terza Sì, per me conferenza. era o il 14, Sì, era infatti. sicuramente o il 14 o il 15, però penso sono più propendente al 14. Pensando agli anni Io sono più bello dal 15 perché mi sa che nel 14 non ci conoscevamo Eh mica. no, scusami, allora io. Sì. Ah no, è vero, perché Allora, io il no, è stata 14. nel No, 15, è scusate. stata nel 15, lo sapete perché? Perché nel 14 io e Italo ci siamo incontrati, cioè alla fine del 13, e nel 14 Italo avevamo il canale e non avevamo ancora fatto niente. Nel 15 è stata la Sì, prima cosa a è Lucca che abbiamo vero, mi sono fatto. confuso io con gli anni perché io ero convinto di aver aperto il mio canale nel 2012, quando invece era 2015 quando l'ho aperto. E non La mi cosa ero di che 2012. con. No, ma io perché invece Ami è stato aperto nell'aprile è perché 2013, ho quindi. confuso, guardate, il 2012 è quando ho cominciato l'università.
non quando ho aperto il canale. Io ho aperto il canale all'ultimo anno del triennio e quindi era il 15. Cioè, mi ricordo io quando hai aperto il canale e non tu. Vabbè, oh. Ma che cazzo di YouTube è Adesso seguito, neanche ragazzi? più me lo, neanche più Scusate. me lo ricordo il mio canale, fra poco. Ti ha detto c'è chi ti fa le frecciatine nel gruppo Telegram apposta. Bastard, Ciao era Arnold. Arnold bastardo. Sei un infame. Ma poi la cosa bella è che Non mi sa che gli non c'è. Vabbè. rispondo ehi e fa anche lo gnorri. Fa anche lo gnorri, l'infame. Vergogna Arnold. Va bene. Ragazzi, se volete fate domande, che anche oggi non abbiamo un argomento preciso, ci siamo ripromessi insomma di fare questa settimana un po' più easy per prepararvi comunque alla prossima in cui ritorniamo al 100% con le solite Brumotti. nostre tematiche, a Maroni, Okay. 100% Brumotti, a venire abitati dai tossici. Perché facciamo un servizio nocivo nei confronti della società, perché la società si deve drogare e quindi non ha bisogno di brumotti. Bene, vabbè, quindi No, vediamo. siete Mi pare d'accordo? giusto. No, giusto. Ero un attimo perso che stavo vedendo un attimo la chat e c'era cosa, c'era il... Mi sa che Fra ha riscattato la ricompensa per fare un'imitazione a Paolo. Sì, Paolo deve imitare Tia. Ma come, che cazzo lo sa fare? Ragazzi, io non so fare le imitazioni. Ma perché devo imitare Tia poi? È perché l'ha riscattato la ricompensa. Però neanche io saprei imitare Tia, francamente. Vabbè, ciao ragazzi, ben Come cazzo ritornati si in imita questo Tia? nuovo video. Oggi facciamo la tier list dei miei personaggi preferiti di Sword Art Online. Cioè, ci vuole molto imitare Tia, ragazzi. Ciao Tia. E me non lo so fare quell'accento, non lo so fare proprio quell'accento lì. Io sono bravo a imitare le persone napoletane. Se mi Ragazzi, chiedete Caverna di Platone cazzo o è un Angelo Martino del futuro, terrone. lo faccio subito. Ma no, mi piace proprio il napoletano. Ma come faccio? Cioè, imita Tia, io non è che Te sto neanche bravo a in malapena ti imitare. ricordi chi è Tia, cioè. No, Tia è Niente. quel ragazzetto biondino che fa Torno figli sugli subito un altri. attimo, mi è venuta un'idea per imitare Caverna. Dov'è quell'altro che combina? Non strappare fumetti, Italo, non strappare fumetti, per favore. Non lo so, vabbè. Tia fa pure i versetti con le mani come faccio io. Sì, perché questo Sì, è fatto è che così. dovrei alzare il computer e mettere tipo la videocamera dall'alto verso il basso. Ciao Pispo. Ciao Pispolando. Grazie anche solo per il saluto. Ci sei, ce l'hai fatta, sei vivo. Detto un attimo, purtroppo non lo Ecco. trovo. Non lo Ma trovo, Detto. l'avete visto il video? L'altra volta Sì, era dai, da da mangaka. mangaka e poi la È stato strappava bellissimo. fumetti. È stato bellissimo. Ha pigliato il volume di uno di Death Note. Ha detto: sarebbe un peccato se qualcuno lo strappasse. Prima edizione andando a strappare. Guarda, qua c'è scritto prima edizione 2006. Però a me però Però, è una cosa che cioè, mi fa la prima edizione male. non regge bene, forse la ristampa va meglio, stava pigliando la ristampa, stava strappando Però a me fa un male, fa un Italo è il male. fratello di Akuma Rex. È vero, Italo, ma tu ci assomigli parecchio a Akuma Sì, Rex. ok, bannate sergente al cartoccio, Per grazie favore, per lo dici. Chi è dicendolo. Akuma Ciao a Rex? tutti ragazzi, benvenuti in una puntata di Akuma Rex. Novella! Vedi, è perfetto. Italo, vedi che ci assomigli Io sono parecchio. molto confuso. Vaffanculo Paolo, non mi dici queste cose. Trascuriamo l'ignoranza di Giaggiù sull'argomento. Trascuriamola. Il Perché maestro. non aver sentito la sua canzone di Fate, dell'opening di Fate del maestro Akuma Rex, penso che sia un insulto all'umanità Pure intera. Oh mio Dio. Credo di aver capito che ci sarà un video che dovrò guardare a quanto pare a fine live. Sì, Più di Brave uno, più di uno. Shine di Akuma Rex. Aspetta, Incredibile, me lo penso che segno perché sia sennò me lo dimentico. una delle migliori cover giapponesi di Brave Shine. Paolo, No, è la migliore, è la Paolo, ti migliore. prego. Una è la migliore. Paolo, ti prego, visto che ieri ce l'hanno chiesto in ripetizione in live, ci canticchi un pochino di in Giappone. Sta laggando, quindi io personalmente
Io esaudisco la richiesta di Flowers. Questo è di Greyman, volume 4, che ho a doppione. Perché, no, ma quello non lo sa neanche strappare. Non c'è la forza per farlo. Non hai la forza. Che cosa orribile. Non si fanno queste cose ai fumetti. Come cazzo, vabbè, di Greyman, volume 4. Fa schifo. Dicevo, Paolo, visto... Che devo strappare, che sciro. Non devi strappare, così muore un non devi strappare, punto. Vabbè, ora vediamo... Blame, così magari muore Niei, finalmente. Mi dissocio. Mi dissocio. Vediamo se Paolo adesso mi sente, che secondo me ha fatto finta del lag soltanto per non esaudire la richiesta. Dalla chat, ieri, chiedevano in loop in Giappone. Di canticchiare in Giappone. Che cazzo la ricorda la cazzo di canzone? Ecco. Io ho raccontato tutta la storia di come tu eri convinto che con quella canzone avremmo fatto il botto, saremmo diventati multimilionari, quando invece però poi abbiamo fatto però un bel... Cioè, è stato un bel lavoro dietro, è stato bello, lavorarci è stato io, molto io. Bello. Beh, è inutile, però comunque è stato molto carina come cosa. Molto divertente, ci siamo divertiti, è stata una cosa molto, molto caruccia. La cattiveria di Italo che scrivi del lavoro degli altri. Già giù, c'è Baldugol che dice, ma adesso è morto un gattino oppure è nato? Ho strappato un manga. Ne sono nati due. Uno per ognuna delle due parti da cui delle due parti separate. Vabbè. Comunque, visto che l'avete chiesto, la tizia che cammina ha fatto un video una settimana fa. Mattia, sì, la potete trovare. Chi ha ringraziato il video almeno? Mica no. Li vede i video, Paolo. Mica non è che li guardo, cioè, capito? Ogni tanto mi metto là e me ne guardo 3-4 di fila, ma non è che la seguo costantemente. Devi anche capire questo. Tu. Perché tutte le persone del sud Italia distruggono i fumetti? Perché tanto glieli regalano, no? Non lo so. Perché sosteniamo il fumetto. Perché noi siamo per la monnezza, noi vogliamo che la monnezza riempia le strade, no? Mamma mia. Io mi dissocio da codesta affermazione. Che vergogna. Vabbè ragazzi, fate domande serie però, cioè, oppure volete che oggi veramente non parliamo di un cazzo di niente, no. Facciamo solo robe continuiamo così, degrado. Mi piace il degrado. Solo trash. Dicono oggi live. Giaggio, non fermare l'ira di Italo. Quanti cassini muoiono? Paolo, ci racconti come sono andate le tue vacanze? Discrete, potevano andare molto meglio. Mi associo a chi dice che il 2020 è una merda. Sì, assolutamente. Ci sono diverse foto di Paolo in déshabillé, in topless, che stanno girando per il web. Io sono il primo spacciatore, se ne volete chiedete. Lo scaricate tutte, illegalmente ovviamente. Giaggio Corrado, qual è la tua anime opening favorita? Perché ti chiama no, Corrado, tra parentesi? È una cosa che mi sto chiedendo da tipo tutte le live. Il buon Pispo, non sa per quale motivo, ogni volta ci scrive, fa parentesi, dei nomi a caso in più nelle domande. Non lo capisco il perché. Ma a me poco fa mi ha chiamato Paolo, parentesi, Paolo. Ma è così, Pollo, è una persona un po' particolare. Vabbè. Però ti ha chiesto qual è la tua opening preferita. Il mio opening preferito? Sì, grande serie. Ah, ok. Sì. Oddio, se devo scegliere soltanto una. Difficile. Una ne devi scegliere. Ti dice qual è quella tua preferita. Non è che ne puoi scegliere. Che cazzo di domanda è? Oh, stai calmo! Scegli la tua opening preferita, ne posso scegliere una. È difficile scegliere. Certo che ne devi scegliere una. È difficile scegliere una sola. Ne posso scegliere 5, quello gli ho chiesto la preferita, allora, ne posso scegliere 5. Allora, se devo scegliere una sola, dico Hikaru Nara di Online Apple, si fa prima. Va bene, ci sta, sei contento? Ci sta. Oh, sei contento di questo sciopero? Minchia, sciopero. Sto cazzo! A faccia ro cazzo. Eh,
Italo, ti piacciono i taralli zuccherati di Castellammare? Buoni cazzo i taralli zuccherati. Me l'avevo già chiesto, però purtroppo io non li ho mai mangiati i taralli zuccherati di Castellammare. Sono strabuoni i taralli zuccherati. Sono di Teggiano. No, ma i taralli zuccherati li ho mangiati, non quelli di Castellammare. Ah, perché sono diversi. Noi abbiamo pure i taralli zuccherati in Sicilia. Vabbè, in Sicilia c'è. Penso che tutti ce li abbiano. Da me non ci sono. Però i nostri sono grossi così. Ecco perché sei un euro al chilo. Ecco perché sei così. No, un pacco di questi, dove ce ne sono 7, mi sembra, al lavoro dei miei genitori lo vendono a 2,50 euro. Ah, non è un prezzo siciliano, dai. Mica 7 grossi così, 2,50 euro. A me sembra un pezzo molto. Vabbè, tu vai in rosticceria, ti fai pranzo, cena per 10 anni con 5 sì, euro. Però, però capisci che i taralli c'hanno l'uovo, sono un po' più particolari nella lavorazione. C'è la glassa da noi che si mette al cioccolato bianco. Quindi sono particolari, grossi così, spessi. Ma così, sicuro, ci sta il prezzo. Sei sicuro che non ti confondi con le donut? Sembrano donut, bravissimo, ma non sono donut, sono biscotti, proprio taralli. Paolo, ma il prezzo più concorrenziale di pane e panelle che hai mai trovato? 1,50 euro, è il prezzo concorrenziale in assoluto. Madonna. Che bello il sud. È un pane grosso così, con panelle e crocchè, 1,50 euro. Qualcuno lo vende anche a 2 euro. Difficilmente sotto l'1,50 euro. Ma tu preferisci pane e panelle o pane cameusa? Ma in realtà a Palermo se devi scegliere, scegli il pane con la milza, non il pane e panelle, perché il panelle e crocchè un panino e sei stroncato. Il pane con la milza 2-3 te li puoi mangiare. 2,50 euro il panino con la milza. Giorgio, ma perché sei tu che vuoi rovinare la live? Non lo oggi, so, zio, sì, avevo voglia di chiedergli queste cose. Tocca a me come ruolo. Hai ragione, scusa, ma è che mi è venuto un attimo il flash di quando sono stato in Sicilia e mi è venuta una voglia pazzesca, quindi devo fargli le domande. Qualche giorno fa ci sono andato a mangiarlo da uno storico, il pane con la milza, che si chiama Rocky, che si trova nella via principale storica di Palermo. E abbiamo pagato tipo 5 panini 10 euro. Ogni panino era grosso così. Devo tornare in Sicilia. Pieno di milza, formaggio e limone. Devo tornare in Sicilia. Limone. Sì. Ci si mette il limone. E ci si mette perché la milza ha un sapore forte. Se non ci metti il limone è un po' stucchevole da mangiare. Gli dà quel contrasto agrodolce un po'. Considera questo, che ci sono persone che la fanno, come si dice a Palermo, maritata, sposata letteralmente significa. Grazie. Maritata, che la fanno con la ricotta, il panino con la milza. Milza e ricotta? Ma quella milza e ricotta. La ricotta salata? La ricotta salata, quella non dolcificata per i dolci. Ok. Cazzo, è buono, non l'ho assaggiato. Certo, ma non la fa quasi nessuno perché è roba di entroterra. Quindi se tipo, che ne so, già ti sposti più dentro la Sicilia, li becchi chi le fa. Ma a Palermo non la fa nessuno così. Pochi la fanno, ci sono. Vabbè, Italo, scusami per questa parentesi culinaria, puoi riprendere il controllo. No, non ti preoccupare, tanto mi è venuto in mente che un paio di giorni fa mia mamma ha fatto le arancine, io non ero convinto che quello fossero arancine, te l'ho mandato a Paolo. E effettivamente Paolo è rimasto abbastanza soddisfatto della forma, però a me pareva strana. Grazie dell'aide, sì, perché praticamente mi ha mandato la forma ovale e io gli ho detto questa l'arancina noi così la facciamo ovale, però solo se è prosciutto e mozzarella. Sì, se quella, voi fate a triangolo quella a ragù, no? No, quella a Catania, la triangolo. Noi la facciamo tonda al ragù e allungata prosciutto e mozzarella. Quando lui mi ha detto no, ci sono anche i piselli, ho detto vabbè, avete fatto un po' un mix, è un, però va bene la forma. Ah, cioè, diventa supplì, perché mia storia è vegetariana, quindi non può mangiare prosciutto. Ah, certo. Allora, l'importante è che il riso abbia lo zafferano, quello è l'importante. Poi il resto. Sì.
Ok, torniamo a organizzarci in maniera seria. Ringrazio anch'io Midslayer Maruko per il raid, come ha fatto Giaggio con la sua lavagnetta. Mi raccomando, ragazzi, guardate sempre Giaggio perché mi ringrazia, perché io non lo faccio mai. E Giaggio, ti chiedono, riscattando appunto la ricompensa, di imitare Sig. Oddio, Sig è tosto. Aspetta, fai pensare. Per me Sig è più complicato, vabbè, perché per me no, perché si riesce a fare in maniera molto semplice. Ma è che la voce, quella, basta avere un tono di voce un po' basso. Ah, fallo te, dai. La che fa me, fallo te, cioè. No, è più... No, devi fare tu, devi stare a te. Nella mia esperienza ho visto questo anime giapponese che si chiama Promare. E devo dire che ha risvegliato in me la passione per i cartoni animati. L'ho trovato un film magnifico, pazzesco, e mi è piaciuto veramente tanto. E penso che Paolo Solazzo sia un coglione. Dai, ci stava. No, non mi sembra molto da Sig l'ultima frase. Tolta l'ultima frase, però ci stava l'imitazione, dai. Sì, cioè, proprio Sig mi sembra una di quelle persone così pacate. Sì, no, lui sì, tantissimo. Forse anche un po' troppo. Sì, in realtà poi nella vita privata spacca le macchine, dà fuoco alle vecchiette. È una bruttissima persona. Vabbè, ci credo, frequenta Opogul. Cioè. Madonna. Yeah. Quindi in realtà è proprio il pezzo di pane più totale. Obo bastardo, devi tornare in live niente. Con noi, smetti di darci il pacco. Eppure è la persona che c'ho nella maniera più elegante. No, scusate, non posso. Senza motivazione, senza niente. Allora, c'è Pollo Polleria che chiede a Italo, tra parentesi Italo, tra parentesi Italo. Vuoi raccontare la tua esperienza riguardo la collaborazione con Dario Moccia? Velocemente, noi Dario in realtà l'abbiamo conosciuto io e Paolo molti anni fa, quando diciamo facevamo le live gli hangout con Caverna di Platone e altri amici sul loro gruppo Liberi di Leggere. E diciamo che mentre Paolo gli ha fatto una bruttissima impressione e da quel momento in poi è stato ribattezzato Paolo Culo. Io invece col tempo sono riuscito a fare un'impressione un attimo più positiva e ho iniziato a collaborarci in maniera diciamo abbastanza costante. Abbastanza costante, però sempre non parlerei neanche di collaborazione, in realtà è semplicemente una sorta di proofreading, se la vogliamo mettere così. Lui ogni tanto, quando fa appunto video collegati ad anime e manga, vi manda il suo script, il suo copione, e semplicemente mi chiede un feedback per vedere appunto se le cose vanno bene, se magari c'è qualcosa che a livello di informazione va corretto e così via. Poi alla fine il contenuto è sempre quello, è sempre suo esclusivamente, io su quello non metto quasi mai bocca. E questa è la collaborazione fondamentalmente. Poi dovevamo fare determinate cose insieme che tuttavia sono slittate nel tempo e non sono diventate realtà, purtroppo. Ma con collaborazione non è che forse si riferisce al fumetto dove sei accreditato con Scaniello? Però anche lì, diciamo, non la considererei proprio una collaborazione, perché alla fine mi chiese di scrivere una pagina, che è quella lì in cui appunto riassume velocemente la storia dell'animazione, e io in realtà non mi ricordo se c'ho ancora appunto lo script di quella pagina lì, però avevo scritto un papiello enorme che non poteva mai essere messo in fumetto, e quindi ha riassunto molto e poi uno ci ha fatto lo storyboard. Però comunque materiale che e, beh, quella... è una collaborazione. Anche se è stato modificato, boh, sì. Cioè io lo chiamerei tale. Ma i crediti nel libro ci sono, quindi un piccolo aiuto. Sì, vabbè, il credits è più che altro per il ringraziamento, perché comunque poi ogni volta che io comunque c'avevo la cartella di drive appunto con tutti i materiali, e quindi era in condivisione il libro, me lo faceva vedere mentre che lo facevano. Quindi anche per quello poi mi ha ringraziato, perché ogni tanto gli davo appunto come al solito un aiuto, gli dicevo determinate cose, eccetera, davo un feedback.
Andando avanti e prendendo una domanda su cui si può fare un discorso un po' più ampio, Paolo, cereali preferiti? Ah, ecco. Non mangio latte e cereali. Come? Non mangio latte né cereali. A me il latte la mattina mi fa stare male. E non riesco a digerire. Proprio ho una bassa digeribilità del latte. Il mio corpo non lo gestisce bene e allora non lo bevo. Ah, vabbè, dai. Manco lo Zimil. Niente. Vabbè, dai, almeno c'è un motivo serio dietro. Via. Pensavo fossi una di quelle persone eretiche che non gli garba. Tipo Italo, immagino, perché ha detto che non lo fa. No, ma mi è capitato di berlo, per esempio, quando avevamo assaggi di peperoncino, cose del genere, che a me queste cose piacciono. Mm-hmm. Mi capitava di berlo, diciamo così, per levarmi il sapore. È capitato, quindi non è che non lo prendo. Mi è capitato anche in una dieta di prenderlo la notte, proprio perché la mattina avevo problemi a digerirlo e la notte riuscivo un po' a metabolizzarlo meglio. Però non è un alimento proprio per me. Capito. Tu Italo invece non Quindi i cereali di conseguenza non li mangio. E tu Italo perché non ti piace? No, io non lo bevo perché non faccio colazione molto semplicemente. Male, molto male. Cioè, ogni tanto lo bevo così a muzzo, però solo freddo. Anch'io. Non mi fa impazzire. Anch'io solo freddo il latte. Però male che non fai colazione che ti fa malissimo. La colazione è il pasto più importante della giornata. Se si sentisse Orange verrebbe lì a picchiarti. Mi bevo un bicchiere di spremuta d'arancia, generalmente quella è la mia colazione. No, io invece il mio... Allora... Grazie per aver fatto rispondere anche me, No, non lo so io, cioè... Ma dove sta Paolo? Ma che c'entra? Tu hai risposto anche te a questo punto per rispondere anche me, sempre l'escluso io. Ho risposto io perché me l'hai chiesto. Vabbè, ma tu ora risponderai che... No, a me piace il latte, ci metti i cereali. Sei una persona banale. Mi piace il news col cioccolato fondente, ok? Era semplicemente questo, grazie. Sei di una banalità così... Non lo so. Banale. Banalosa. Vi odio. Fatevi le live da soli. Allora, andando avanti e facendo davvero la domanda seria che ci impegnerà un po' di più nella discussione, chiedeva Arthur Steve, Miyazaki in un'intervista si era lamentato di come l'attuale industria degli anime non sappia creare personaggi credibili. Ocarina, ovvero Oinkyoma di Steins Gate, lo trovate un personaggio poco realistico a differenza tipo di un Ryosuke? Ryosuke però chi? Perché ci sono milioni di Ryosuke. Quindi se specifichi. Cioè, dipende sotto quali punti di vista. Cioè, ci sono molti atteggiamenti di Rintaro che sono effettivamente attribuibili a una persona reale, altri che sono ovviamente esagerati per motivi di sceneggiatura e di narrativa. Cioè, per esempio, tutto il discorso della Chunibyo è molto pompato rispetto a quanto posso immaginare che una persona normale abbia. Però nel resto degli atteggiamenti, soprattutto nel rapporto con nel rapportarsi con le persone, nel rapporto che si instaura con Mayuri e con Kurisu e con Daru e con gli altri, è una persona vera lì. Sono semplicemente alcuni aspetti che sono esagerati appunto per finalità narrative. Io in realtà ho conosciuto delle persone che avevano un po' la Chunibyo allo stesso livello di Okabe, però obiettivamente... Sì, ma penso che pure Paolo possa confermare, perché pure lui ne avrà incontrati, soprattutto con la sua esperienza di anima nerd, immagino che ne abbia visti parecchi. Però obiettivamente sì, è abbastanza esagerata come cosa, ma ha una sua funzione all'interno dell'anime, per quello è così. Però poi obiettivamente il percorso di Okabe come uomo e come persona e come adulto è abbastanza realistico, si vede comunque una maturazione che è molto credibile in termini proprio di come anche funziona nella vita reale. Poi certamente è servita delle meccaniche comunque puramente narrative tramite il viaggio nel tempo e così via, però ti fa vedere obiettivamente come una persona può crescere e cercare di andare avanti e diventare adulta effettivamente, quindi quello è abbastanza credibile come aspetto. Comunque Paolo, tu non vuoi dire niente in merito? No, non c'è molto da dire, è una discussione un po' fine a se stessa, perché quando Miyazaki si rivolge all'industria parla sempre in maniera generica, non parla dell'opera in sé,
Quindi dire sì, ok, però Rin di Rintaro è ben, non significa niente in quel discorso. Cioè, secondo me sono due incidenze sbagliate, capito? Non puoi fare quel discorso partendo da quella frase. Non è quello che voleva dire Miyazaki. Sì, ma più o meno, perché poi Miyazaki in realtà questa avversione nei confronti dell'animazione ce l'ha, ma secondo me anche perché non la guarda, molto semplicemente. Sì, io sono convinto che lui guarderà tipo solo quella cinematografica. È più probabile che lui guardi solo infatti lui è probabile che guardi solo quella cinematografica, e indubbiamente quella cinematografica spesso e volentieri non è proprio a livello Ghibli, ma è un po' più bassina. Spesso e volentieri si dà più, soprattutto in Giappone con l'uscita di 40.000 film cinematografici, si dà più spazio alle opere che appunto hanno successo e magari il pubblico vuole, e non c'è niente di sostanza. Ma molto semplicemente Miyazaki è un hipster che non guarda la roba mainstream in TV e si guarda soltanto i film autoprodotti e la roba indie. Io me lo immagino in questo modo. Ma magari, secondo me manco quello, altrimenti supporterebbe effettivamente l'industria dell'animazione, cosa che non fa. Fatto che secondo me si guarda i film del figlio e quindi si convince che l'animazione è troppo di sia come il film del figlio, no? Sì, secondo me guarderà quei 4-5 registi, perché poi magari, che ne so, è capitato che si è visto qualche altra roba e gli ha fatto schifo. E quindi dice... secondo me è uno tipo di quei boomeroni che senza conoscere la cosa, guardando le locandine e le cose, dice minchia che è schifo questa cosa. Lui è sicuramente uno di quelli che sono adirati contro Uzaki-chan. Probabile. Tra l'altro ho finito di scrivere oggi il video, penso domani lo registro e poi sabato. Bravo, video a chiappa più. Vediamo se mi attaccherà la gente, quanti insulti riceverò. Comunque, per chiusare sul discorso di Miyazaki, è uno che sicuramente ancora si guarda La principessa delle nevi, l'animazione russa, e sta tutto il giorno col tè assieme alla moglie a dire guarda qua che bello, ma perché non li fanno questi film in Giappone? Ma perché mio figlio non li fa questi film? Perché mio figlio non li fa? Cosa ho sbagliato? Cosa abbiamo sbagliato, moglie mia? Che abbiamo fatto, Davide? Perché non poteva essere come l'altro figlio che invece si fa i cazzi suoi? Allora, andando avanti, c'è una domanda che è perfetta da fare con Paolo qui in live, che è di Ring41, che ci chiede quando farete di nuovo una anime reaction in diretta? Perché vi ricordiamo che Paolo doveva fare quel famosissimo video contro gli YouTuber che fanno le anime reaction in diretta e poi... Ma io ora non l'ho fatto più quel video, ora vi ho segnalato tutti. Ah, proprio. Vi ho segnalati a Twitch direttamente. Ma come? Quasi imparato. Paolo infame. A per te, a voi, a Orange, ad Arcanthos... questi tre mi ho visto che lo facevano. Questi tre, tutti rimoto. Tutti, vabbè, calma, lo fanno tutti, solo tre persone. Lo fanno tutti. Cioè, le anime fa solo live così e non lo segnali. Ma e io che cazzo ne so? Ora, se tu mi dici questa cosa, io prendo e lo vado a segnalare. Ma non è che. Vai, tanto cioè, ho visto i tre video, era il 02 reaction, di quando vai su reaction, someone, one of the world reaction. Cioè, praticamente è merda. Paolo top snitch. Cioè, non solo tutto, ma anche si guarda la merda, scusatemi, se lo meglio. Dai, quando vai su ci sta, dai. Quella cacciata ci sta, quando vai su. Allora, andiamo avanti. Non abbiamo risposto tra l'altro alla domanda, già giù. Quando la facciamo di nuovo? Se la facciamo di nuovo. Pensavo... Quando farete di nuovo? Ah, giusto. Non lo so. Secondo me tipo una volta. La vera domanda quando ritorniamo al serale, io direi. Che farlo il pomeriggio, facciamo una sera, si sta più rilassati, più chill. Faccio un sondaggio, vediamo se la volete. Se la volete la rifacciamo, penso, poi a settembre. Sempre con i cartoni che decidiamo noi, però, Non i cartoni mainstream, qualcosa di super hipster, con i sottotitoli in ucraino. Guardiamoci Tenshi no Tamago. No, ci guardiamo Tenshi no Drop. E comunque. Così vi bannano per il canale. Maratona Yosuga no Sora, ti prego.
Ci può stare, ci può no, stare. Scherzavo, anche lì per farvi prendere il canale. No, ti prego. Ah, School Days allora. School Days me la collo. Aspetta, a me piace. Però poi il finale non lo possiamo vedere per niente, penso. Vabbè, lo lasciamo il finale aperto. Lasciamo il finale aperto. Lo facciamo noi, animiamo noi il finale con tanti foglietti ed è un finale dove vissero tutti felici e contenti. In uno dei finali c'è questa cosa. C'era anche quello. C'era anche in uno dei finali di School Days c'è il finale dove fanno l'orgione. Ah, pensa te. Sono tipo 12 finali. Sono tipo 12 finali. Mi ero perso l'happy ending. Sì, ci sono tre happy ending. No, una in cui sceglie la tizia, una in cui sceglie l'altra tizia. Ciao. E una in cui fanno tipo tutta roba tutti. Sì. E poi non mi ricordo, ce ne sono diverse, quelle gravi, quelle bad ending ce ne sono 4-5, una dove tipo diventa adulto da solo, morto di fame, una cosa così. Ci sta, la fine è giusta per un figlio di puttana come lui. Allora, andiamo avanti, c'è il buon Pollo Polleria che dalla prigione ci chiede: sono stato condannato all'ergastolo, mi consigliate un anime per aiutarmi in questo brutto periodo? Io sto prendendo anime lunghi, nel frattempo se avete dei suggerimenti dateli. Cioè nel senso, un anime per alleviare le pene dell'ergastolo? Sì, e anche per passare il tempo, perché comunque sarà molto lungo, quindi ha bisogno di Rainbow. Qualcosa di lungo. Che sei, Golden Carp? Sì. Così pensa che potranno incularlo da un momento all'altro. Ah vabbè, Rainbow parte con l'idea che poi che scappano dalla prigione. Ma scusami, ma sei... No, non è che scappano, cioè li dimettono dalla prigione. Li dimettono, sì, infatti, sì, che escono dalla prigione. Sì, ragazzi, ma se avete... Non cioè, tutti, se avete un ergastolo potete guardarvi il loop K-On, cioè scusa. Che schifo. Ma come siete banali però a consigliare queste cose proprio che li finisce in un attimo, poi non può più andare avanti e soprattutto se si guarda K-On sicuro gli fanno lo scherzo della saponetta. Se io fossi condannato all'ergastolo e potessi scegliere un cartone da poter vedere in loop, guarderei K-On. No, ma perché a te piace il cazzo già, Giulio? Sei felice? No, io sinceramente ne sceglierei uno molto lungo. Tipo, con tutti i film annessi, tipo che ne so, prenderei Naruto per esempio, prenderei One Piece per esempio. Ma poi metti che non ti garba, se è così lungo e non ti garba, poi che cazzo fai? Vabbè, ma non è che magari non ti garba, però comunque non ti potrà garbare l'arco. Poi alla fine è difficile che questi anime non piacciano, capito? Cioè questi anime puoi dire, sì, non lo guardo perché mi sta sul cazzo, ma è sempre un anime che... attrae il pubblico facilmente. Vabbè, piuttosto a questo punto non così lungo mi guardo Fullmetal Alchemist, cioè. Per esempio, anche certo Hunter x Hunter, per esempio. Sì. Allora, io quello perfetto ce l'ho, che si chiama Keroro Gunso. Bello, cazzo, sì, Italo, sei un uomo di cultura. Hai ragione, è vero, l'avevo ricominciato fra l'altro così c'è qualcosa da fa, dura 350 puntate, quindi c'è tutto il tempo per guardartelo, ti fa sorridere, ti fa pensare che ci sono persone che stanno peggio di te perché ci sono degli alieni che purtroppo non possono conquistare la Terra. Sì, sono 357 puntate già, 358 va di più. Ah sì, no, è vero, 358 no, no. Che io sono arrivato tipo alla 40 qualcosa o meno. E poi mi è venuto un altro anime che purtroppo non si ricorda nessuno, che è Zoids. Ricordate Zoids? Mi ricordo la Zoids, grido di battaglia, un'arma che si scaglia, un'armatura che ti abbaglia. Mi ricordo soltanto la sigla. È bellissima, sì. È bello, un po' vecchiotto, però bello. Sì, hanno fatto un sacco di serie, pure una l'anno scorso, mi pare, invece, però così si cazzo, che Roro ci sta un botto. Allora, speriamo Pollo di aver alleviato il tuo ergastolo, speriamo che non lo converta in una pena di morte, però, nel qual caso tu sia a Guantanamo. Mi chiedo, scusami, ma nell'ergastolo poi come fai a procurarti i cartoni animati? Se sei già in ergastolo. Li scarichi. Se sei già, cioè, scusa, se è già online, galera... quindi evidentemente gli hanno dato la linea. Ah, cazzo, è bella prigione, mi cazzo. È online in questo momento. È bella prigione. Oh, già giù, ti pensi che le prigioni non hanno il wifi?
Mio zio c'ha il wifi in prigione. Non lo sapevo. Non ce l'ho io qui, fra poco. Considera pure che ci sono reati e reati. Alcuni reati non prevedono che tu non possa avere contatti continui con l'esterno, non possa accedere, che ne so, a roba online. Cioè, è ovvio che se sei al 41 bis non puoi averlo. Ma cioè, non c'è il rischio attraverso tipo i contatti, che ne so, ci sta tipo un mafioso per reato grave, un mafioso per reato non grave che si mandi la roba tramite l'internet. Ma appunto chi ha roba di mafia non lo fa, ovviamente. Però se uno è lì perché ha rubato una bicicletta, capisci? Non vai in prigione se hai rubato la bicicletta, scusa, Vabbè, magari è recidivo. Quante cazzo di biciclette ti servono? Capito. Ma le rivendi le biciclette? Già, giù, se hai abitato a Bologna per così tanti anni e secondo te quelli che ti vendevano le biciclette dove le pigliavano? È successo a mio amico che gli rivendessero la sua. Ecco, bene, benissimo. Ok, intanto il sondaggio comunque ha vinto il sì, anche se ha vinto di poco, perché 9 voti su 7. Okay. Quindi c'è comunque chi non la vuole vedere la reaction. Siete pochi a votare comunque, cioè, quindi non ve ne frega un cazzo. Ho messo un minuto solamente, quindi non se ne saranno accorti molti. Beh, falli un po' più. Allora, no, io non volevo che la gente votasse in realtà, perché della loro opinione non me ne frega un cazzo. Se voglio fare una cosa la faccio, punto, basta. È orribile. Allora, il buon Paolo Sculli ci chiede: che cosa ne pensate di Planet Wit? Sarebbe anche bello se alcune opere di Mizukami, tipo Samidare, venissero adattate in anime. Planet Wit è quella serie appunto di Satoshi Mizukami che è stata prima fatta in animazione e poi è uscito il manga. Diciamo, è stata pensata inizialmente come original anime ed è un mecha. Quello con il gatto a bottone. Non piacerà. Ma sì. Capito qual è. Però a me è piaciuta abbastanza in realtà. Fa un bel discorso, molto classico in termini di mecha. Però è anche molto fresco. Si nota la narrazione tipica di Mizukami, con dei personaggi sempre molto carichi, molto intensi, che riescono a dare molto allo spettatore. E mi è piaciuto molto anche il fatto che il protagonista non sia un vero e proprio eroe. Abbia un po' queste scale di grigio molto marcate che lo rendono una sorta di anti-eroe, però non completamente. E quello mi è garbato molto, e anche il finale, per quanto sia molto classico, un po' scopiazzato da un sacco di serie mega tipo Gao Gaigar, che giustamente ci mancava un'altra serie che rubasse il finale a Gao Gaigar, mi è piaciuto molto anche quello. Allora, gli altri due non risponderanno, ragazzi, perché non l'hanno visto. Neanche Paolo? Manco Paolo, penso. Ah, considera c'è questo, che di Mizukami mi piace poco. Cioè, fondamentalmente mi piace un'opera. Che sa mi dare. Poi le altre non mi piacciono proprio. Tutti dicono: ah, secondo me è meglio quella degli yokai. Come cazzo si chiama, Italo? Quella della ambientata nel Giappone vecchio, Spirit Circle. No, Spirit Circle è il ragazzo che viaggia attraverso. Ah, sì, hai ragione. Ce n'è un altro che è ambientata nel Giappone. Sengoku Yoko, una roba del genere. Per esempio, per me quello è terrificante. Spirit Circle l'ho comprato tutto e l'ho rivenduto. Creature arcane, per me, molti dicono è una delle sue migliori opere. Per me non è piaciuta. Cioè, non è che non l'è. Per me la sua opera magna è Samidare, che è effettivamente un capolavoro. Poi le altre non mi piacciono proprio. Lui però è comunque bravo a scrivere, attenzione, però a me non piacciono quelle che ha scritto dopo. Per me l'unica che andrebbe animata è proprio Samidare, perché ha il potenziale per avere successo, perché è di combattimento, è originale, è particolare. Se vogliamo paragonare i poteri, li potremmo paragonare alla fantasia di quelli di One Piece, per esempio, perché ci sono molti incroci, molte cose strane, però d'altro fatto c'ha un taglio molto più maturo, un taglio che
molto più riflessivo, non a caso non è un battle shonen, ma è appunto un seinen, qualcosa rivolto a un pubblico un po' più adulto, che non gli vuole solamente mostrare il combattimento, ok, bello il combattimento, ma ti vuole anche spiegare i perché di quel combattimento. E quindi, come dire, per me Samidare, se fosse adattata ad anime, sarebbe perfetto, ma non so se lo sapete, parlo con la chat, i problemi per quell'anime sono tantissimi, perché Mizukami voleva specificatamente delle OST che nessuna produzione poteva permettersi. Sì, c'era questo rumor, diciamo, che Mizukami volesse che l'anime fosse realizzato dalla Gainax, perché comunque Samidare è del 2005, quindi ancora non c'era neanche Kara. E soprattutto voleva, appunto, come diceva Paolo, la host curata dai Pillows, che sono quelli che l'hanno curata, per esempio, anche per Furikuri, perché appunto era rimasto molto colpito da Furikuri e voleva quello staff, quella band a fare tutto. Mi ricordo che in un'intervista lui disse proprio che mentre che scriveva il manga, mentre disegnava il manga, proprio pensava a che tipo di canzoni dei Pillows poteva starci là dentro addirittura. Sì, ma ci sono anche dei riferimenti proprio ai Pillows all'interno di Samidare. Il titolo stesso, Lucifer e Biscuit Hammer, c'è una canzone dei Pillows che si chiama così. Sì. Allora, c'era Dani Papini che chiedeva: è un problema se sono nero oppure posso rimanere in questo bellissimo canale? Puoi rimanere. No, puoi tranquillamente rimanere, come vedi siamo per l'inclusione, abbiamo anche un ciccione come Paolo, quindi poi, siamo per l'inclusività. Poi ti lamentavi del body shaming. Ah, guarda, a me personalmente fai schifo a prescindere, cioè nero, bianco, giallo, rosso, mi fai schifo, quindi il mio schifo non ha razzismo, cioè voi mi fate tutti schifo, a prescindere da come siete. Non puoi essere razzista se ti fanno schifo tutti gli esseri umani. Sì, è razzista perché considera la sua razza, ovvero se stesso, l'unica meritevole di esistere. Ma chi dice che a me non mi fa, io pure mi faccio schifo. Infatti lui... Quindi non... Cioè, io ripeto, non sono razzista per niente, perché mi fate schifo tutti a prescindere dalla vostra nazionalità, etnia, religione o qualsiasi altro, o genere. Io sto con Paolo. Ok, no, ma poi, cioè, comunque alla fine noi siamo amici di Arcanthos, di Orange. Di... Cioè, capisci? Di Cristiano Paiorico, cioè... Cioè, capisci? Ieri combo incredibile tra Orange e Cristiano Paionico, ragazzi. Sì, tra l'altro avrebbe dato, facciamo la live con doppiatore, poi Cristiano. Doppiatore esordiente, ce l'ha scritto. Sì, l'ha scritto dopo. Però. Prima la pubblicizzava come doppiatore ha fatto un bel riparti su Vikings, per piacere, ragazzi. Lasciamo perdere, sono più doppiatore io che sono stato lo zecchino d'oro. Allora, non trovo altre domande. Ah, ok. Ma se ci sono 400 milioni? Quello è il problema, capisci? Che ormai non si rendono conto di quanto la chat stia diventando ingestibile. Non riesco veramente più a farcela. Allora, chiedevano due domande che faccio in combo, a cui rispondo solo io. Poi vado un attimo al cesso e la chat la gestisce Paolo. Mi chiedeva Koitsugi, Italo che tabacco consiglieresti, e poi Mahmood che anime consigli per iniziare a fumare. Il tabacco, generalmente io, Chesterfield Blue, perché è quello che costa di meno. Però se vuoi un tabacco serio che veramente ti rende i polmoni super neri, io ti consiglio il Pueblo, che è veramente fortissimo, è una cosa insostenibile e ti viene da vomitare ogni 3 secondi. Per iniziare a fumare, io consiglio l'anime che ha fatto iniziare a fumare me, ovvero Cowboy Bebop, perché quando vedi Spike che sta sempre con la sigaretta in bocca e pare Humphrey Bogart degli anni 60 che pubblicizzava le Marlboro, ti viene subito la voglia di fumare perché ti senti figo a farlo. E quindi quello è proprio perfetto per farlo. Altrimenti anche Welcome to the NHK, che ha diciamo la vena depressa, perché lui si fuma le sigarette con le cose scritte sulle sigarette. Però quelli si fumano sigarette normali, il tabacco rollato, diciamo, ci metti un po' a capire che è molto meglio, perché ti puoi fumare molte più sigarette pensando che ne stai fumando molte di meno, perché ti dura di più. Bene.
molto. Ok, Jessica, ci vado. Va bene, io ragazzi, mentre Italo se ne va al cesso dopo avervi detto questa cosa, io vi voglio ricordare che se nei cartoni e nei film fumare fa figo, nella realtà siete soltanto degli sfigati conformisti, quindi non fatelo. Va bene, Giaggio, grazie per la tua morale non richiesta. Il fatto che un'opera sia poco comprensibile alla prima visione vada per forza rivista per capirci qualcosa, pensate sia negativo o positivo? Dipende, perché se non c'è capito un cazzo tu o tutti, perché può essere pure che tu non c'hai capito un cazzo, in quel caso sì, cioè, capisci che il problema è quello, il discrimine, cioè se te non l'hai capita allora il problema è tuo, se invece è proprio pensata in quel modo potrebbe esserci magari un motivo di una scelta del genere. Prendi Baccano, per esempio. Baccano è una serie abbastanza complicata da seguire per via della struttura narrativa, degli intrecci, dei salti temporali. È una cosa che capisci tutto alla fine e poi una volta magari a rewatch, sapendo tutta la storia come va, riesci a ricollegare tutto alla perfezione. Questo non è una cosa negativa, è proprio voluta, è una struttura narrativa scelta appositamente per fare determinati colpi di scena, per coinvolgere di più lo spettatore nella visione. Ovvio che però se mi dici che non si capisce proprio un cazzo perché è scritta di merda, allora in quel caso è colpa della sceneggiatura. Poi dipende anche dal tipo di sceneggiatura che si vuole costruire su. Ci sono sceneggiature che hanno l'obiettivo non lasciarti capire fino a un tot tempo. Vedi per esempio la serie di film della sempre del Nasuverse, come si chiamano quei... Karano Kokai, che tu non capisci un cazzo fino al sesto, settimo film, perché lui salta, cioè c'è questo forte salto temporale tra le vicende che non sono messe in ordine e tu non capisci quello che sta succedendo perché ti vuole portare a un determinato effetto nella conclusione. Sì, decisamente. Ma anche per dire determinati archi narrativi nelle Monogatari, se presi... cioè sono messi in ordine cronologico sparpagliato, però poi appunto, cioè, una volta che metti tutto insieme capisci tutta la perfezione, tutto collegato. È una peculiarità narrativa, è semplicemente una scelta. Poi il problema ovviamente appunto è che se proprio è incomprensibile per tutti e anche magari riguardandolo non si riesce a uscirne fuori, allora vuol dire che magari è scritto male, molto semplicemente. Lorenzo scrive: comunque mi sono stupito di quanti adorino Golden Time. Ma io sono l'unico, cioè no, non sono l'unico perché ci sono 7 miliardi di persone al mondo. Sono veramente uno dei pochi che non l'hanno mai visto. Ma in realtà l'idea non era neanche così male, sai? È semplicemente che no? Poi la realizzazione è stata imbarazzante. Di che stai parlando? Il tuo anime preferito? Di Golden Time. Ah, no, io non parlo perché altrimenti poi Orly lo guarda e mi insulta tantissimo. Ciao Orly. Cioè, l'idea di lavorare a una serie drama sentimentale ambientata all'università è figa. Cioè, è bello perché va un po' contro la tendenza di fare sempre gli scolastici sulla vita liceale. Però, scritta in quel modo è imbarazzante. Ma è una domanda che avete trovato in chat? Sì, un ragazzo dice: com'è che così tante persone lo apprezzano Golden Time? Ok, può capitare che ci sia, però non vedo come lo stesso discorso di Toradora, da una visione dell'amore molto idealistica e anche se fintamente reale. Che Toradora, secondo me, per quanto abbia delle meccaniche che possono essere ricondotte alla realtà, idealizza moltissimo i sentimenti dei protagonisti e poi anche il modo in cui nascono tra loro due. Golden Time più o meno fa la stessa cosa, però in un contesto differente, e ti fa magari anche pensare che sia più adulto per questo motivo qui, no? È un po' lo stesso discorso di Nana, anche secondo me. Nana alla fine è una soap opera, è veramente una roba alla Beautiful, però obiettivamente piace a tutti e non si riesce a capire bene il perché, anche se ha delle meccaniche proprio a livello relazionale che stanno un po' fuori di testa. Scusate, infatti, un parco. Che cazzo di suoneria c'hai, Paolo?
Sì, vai. Infatti, a me che c'è sta giornata. Ma cos'era? La canzone dell'ora esatta? No, che sembrava più tipo o un intro di telegiornale o tipo una canzone di la canzone dell'ora esatta. Allora, comunque, io ho visto una domanda che non so se avete fatto, se non l'avete fatto rispondiamo. Begozzi chiedeva, il fatto che un'opera sia poco comprensibile fatta, alla prima visione, fatta. Vada per forza di vista. Ok, che avete risposto voi? Non è di per sé non è di per sé una cosa sbagliata, cioè il problema è se sei tu solo che non lo capisci, allora il problema sei tu, oppure se appunto è un discorso di struttura narrativa. Abbiamo fatto gli esempi di Baccano, della serie di film di Karano Kokai, che però tu non hai visto, quindi vabbè, non c'è presente, e delle Monogatari, per dire, cioè nel senso, sono scelte narrative che sono comprensibilissime se ben giustificate, altrimenti è un problema di narrativa. Il problema di sceneggiatura, anzi, più che sì, io sono abbastanza. Che cazzo sta su? Che cacca fa? Ah, Paolo che corre per casa. Scusate, Mima. Scusate, era mia madre. Paolo, c'era, c'era un rumore terribile. Pare che si picchia pugni il muro. C'era un rinoceronte, cazzo. In che senso? Ma che è vero? Non avete capito un cazzo di quello che ho detto, probabilmente è che stavo parlando in dialetto. Per lo no, più. No, no, è il rumore di quando hai staccato il telefono e sei tornato. Sembrava che un elefante... Allora vi spiego, la porta della stanza da pranzo non è che striscia... ha il blocco automatico, quindi quando tu la tiri sembra che fa così. Ma lo... quindi l'ho aperta e chiusa due volte e avete sentito sto bordello. Va bene, io ho avuto paura. Ci torno a gestire la chat, anche se sta domanda di Golden Time non la vedo, quindi secondo me siete scesi molto sotto e non so adesso se avete risposto anche a te. No, era molto sopra, non era sotto. Era lì subito accanto a quella. Era vicino a quella del fumo. Ah, va bene, ok, allora vado avanti. Chiedeva Francesco Ventura, pareri su Steins Gate, The Loading Legend of Deja Vu. A me è un po' deluso, ottimo, ma sotto i livelli della serie. Hai il mediometraggio? Io pure non l'ho visto. Ah, ok, il film. Quindi, non penso la serie aspetta, nuova. Non è tipo un mediometraggio, è tipo un'ora. Non è un film lungo. No, è un film normale, è un lungometraggio. Ah, sì. Scusami, qual è il tempo limite per passare da mediometraggio a lungometraggio? Ma generalmente un mediometraggio può durare dai 15 fino ai 40-50 minuti. Ah, ok. Sì. Quindi al di sotto dell'ora, via. Superati 60 già sei... Sì, superati 60 sei sempre in lungometraggio, okay. Se ricordo vabbè. Bene. Mi pareva durasse un'ora il film, dici un'ora e 10, quindi vabbè. Oh sì, cioè carino, niente, sì. Niente di trascendentale, cioè. No, anche a me non era dispiaciuto, pensavo si stesse parlando della serie nuova tra virgolette che ormai c'ho due anni che ancora non ho visto. E ok, andiamo avanti. Non ho capito Italo che video hai fatto. Ho fatto un video sulla questione di Ozaki-chan, molto semplicemente ho detto la mia su, perché secondo me è una totale stronzata fare una polemica sul design di un personaggio. Ho fatto il video su quello di cui abbiamo parlato in live ieri, fondamentalmente. Sì, fondamentalmente sì. Anche se un po' approfondito, vabbè, certo, naturalmente. Un video. E Paolo, ti chiedevano dov'è il tuo onore da mafioso? Che siciliano sei? Perché, in che senso? Perché prima facevi cosa? Perché hai detto degli snitch alla gente che guarda i cartoni su Twitch. Ito, devi contestualizzare. No, ma proprio perché sono mafioso, utilizzo tutti gli strumenti per distruggere. Utilizzo la legge per distruggere i miei nemici. Davvero mafioso. Invece lo sai che è un meccanismo molto utilizzato dalla mafia. Ero serio. Legge corrotta. Ero serio. Fanno fare le retate a chi distribuisce droga non tramite loro. Certo, ai rivali, è giusto. È una cosa che in realtà è vero così. Ma funziona. È anche una cosa molto intelligente da fare, cioè nel senso non è che è un ottimo... Cioè sì, infatti. È un'ottima forma di difesa. Domina la concorrenza. Certo. Allora. Non siamo più nel periodo di piombo in cui si sparavano tutti. Ora è un po' più sneaky la cosa. È avuto una battuta molto brutta su Falcone e Borsellino, però sorvolo. No, questo ti bannano per il canale. Sì,
sì, quindi sorvolo di brutto. Luca Molli ci chiede, chiedendo perdono a Giaggio, e devi segnare un gattino, cosa ne pensate del manga di Alita? Non l'ho letto. Paolo, partiamo. Vabbè, ma tu vabbè, che cazzo hai letto? Cazzo, scusami, sì. Giaggio, non per cosa. No, un cazzo. Ma infatti è per questo che abbiamo messo la cosa dei gattini. Io sono consapevole di essere ignorante. Giaggio, Paolo, vai tu. Allora, Alita, allora, innanzitutto piccole premesse. Di Alita esistono anche degli OAV animati, ma sono un aborto. Quindi, se avete un'idea di guardare Alita, non fatelo. Alita va a letto, è un'opera molto particolare, un po' che ha, diciamo così, formato al meglio il cyberpunk. Perché ha tutti gli elementi a livello a livello manga, ovviamente stiamo parlando, perché a livello poi letterario il cyberpunk già era sdoganato da una cinquantina, sessantina d'anni, perché riesce a prendere tutti quei canoni tipici e particolari del cyberpunk e li riescono a portare a manga. È un'opera eccezionale, con dei personaggi che fondamentalmente cercano qualcosa, e questa cosa si, diciamo così, rapporta alla figura, tra virgolette, della ragazza, che piano piano prende coscienza di sé e di quello che è attorno, e da macchina diventa qualcos'altro. Sì, io aggiungo che state attenti a quale edizione di Alita leggete, perché purtroppo Alita ha due finali. Uno che è, diciamo, quello originale, quello conclusivo della serie, e l'altro che è quello che invece si ricollega al Last Order, che è, per citare gli UAV, è un aborto e andrebbe evitato in qualsiasi caso, perché, diciamo, prende tutte le cose belle di Alita e le trasforma in un battle shonen mediocre. Quindi Last Order non cercatelo neanche di leggerlo, e state attenti a quale edizione prendete, perché la prima c'è il finale originale, mentre quella ristampata recentemente c'è il finale che si collega alla Last Order. E se volete però guardare Alita, io il film ve lo consiglio. Ah, vero. Perché secondo me, per quanto ci siano tanti tagli a livello di sceneggiatura, perché giustamente non puoi mettere tutto quello che succede in realtà in un film singolo, è un film molto ben riuscito, soprattutto a livello di atmosfera. Io ci ho proprio rivisto quel tipo di cyberpunk lì, che è comunque molto particolare, perché è un cyberpunk che si mischia con tantissime influenze, con il western, con l'azione più pura, e quindi è una cosa molto particolare da vedere. Secondo me sul grande schermo è uscita molto bene. Io tra l'altro l'andai a vedere proprio in anteprima, fu la prima anteprima a cui ci invitarono come Anime e Manga Hit, tra l'altro neanche come Dr. Commodore, e fu molto bello vederlo sul grande schermo. Poi non so come magari sarà sul piccolo schermo, sul computer, però fu molto impressionante. Soprattutto poi si vede molto la mano di Rodriguez a livello di azione, anche se sicuramente è molto di meno rispetto ai film in cui ha più libertà, come Machete o Dal tramonto all'alba. Allora, andiamo a Nanz. Ci diceva Ring che quando facciamo le live cercate di stoppare per commentare le varie parti invece che parlarci in maniera confusa. Allora, noi con i video normalmente lo facciamo, e per questo poi escono live di un'ora e mezza a partire da un video da 10 minuti. Però con gli anime è una cosa che francamente io vorrei evitare, perché rovina la funzione in questa maniera. Io capisco che magari oggi è più normale mettere in pausa un anime per andare a pisciare o per farsi cazzi per il momento, però obiettivamente il cinema e comunque tutto ciò che è visuale e narrativo al tempo stesso nasce per essere fruito con costanza, nasce per essere fruito in una botta sola. Quindi se io lo stoppo, in un modo o nell'altro sto rovinando la fruizione, anche perché poi quando ci mettiamo a parlare non è che ci mettiamo a spiegare effettivamente ciò che stiamo guardando in sé per sé, semplicemente diamo delle piccole considerazioni in merito. Poi ci sono i sottotitoli, se seguite quelli, bene o male l'attenzione non se ne va. Sì, l'idea. Sappiamo che
proprio semplice da seguire, però obiettivamente a me parebbe brutto farlo. Sì, cioè, nel senso, secondo me, io sono d'accordissimo con Italo, cioè le considerazioni che ci sono da fare, le spiegazioni, i discorsi e tutto li faremo alla fine, perché comunque c'è, cioè, mettere in pausa, cioè, spezza il ritmo narrativo, rovina l'attenzione. Poi non è che possiamo metterci a fare discorsi magari più impegnati mentre stai guardando una puntata o addirittura un film. Cioè, veramente rischio di fare live di 20 ore. A questo punto è meglio se uno faccia, se facciamo una cosa del genere. Ora, ovviamente i classici commenti del cazzo, come per esempio abbiamo fatto quando si è visto il film di Konosuba, quelli, sai, ti vengono lì sul momento, ma li faremmo lo stesso anche se guardassimo il film insieme, io e Italo, a casa di uno o a casa dell'altro. Però poi se c'è da discutere, se c'è da esprimere un parere, se c'è da spiegare una cosa, è quello, l'idea sarebbe di farlo alla fine della visione, soprattutto anche partecipando poi con le domande che ci fate voi dalla chat. Allora, l'altra volta, per dire, nel caso di Konosuba è stato molto veloce, ma perché fondamentalmente c'era poco da dire, cioè, nel senso, Konosuba non è una serie che per me consenta un grande dialogo o che ci siano cose grosse da spiegare, più che appunto farvi capire perché il film è interessante, perché tutto quel discorso su la critica al Giappone, al Chunibyo e cose del genere, poi si ferma lì alla fine. Se dovessimo guardare qualcosa di un pochino più impegnato, magari una volta ne parleremo per tipo anche una mezz'ora dopo la fine della visione. È capitato che io e Italo vedessimo degli anime insieme in real life e parlavamo tutto il tempo di quello che c'era davanti. Oh, guarda, guarda quello che cazzo sto facendo! Ma che cazzo stai dicendo? Guarda quello! Quindi voi non avete idea di che cosa succede poi in real a parlare. No, un po' ce l'hanno perché la reaction di Rick. È vero. Quanto ci siamo sbagliati con quel primo episodio, porca troia. Oh, però quel primo episodio era veramente brutto. No, quello, ragazzi, è vero. Cioè, potete dire quello che volete, ma quell'episodio era veramente brutto. Poi l'anime è migliorato in una maniera incredibile. Io l'ho visto, io avevo visto il primo episodio quando fu con voi, poi l'anime però l'avevo abbandonato e l'ho visto due o tre mesetti fa durante la quarantena. Di più allora, ma lo sono visto tutto durante la quarantena ed effettivamente dopo i primi 2-3 episodi che secondo me facevano proprio schifo, l'anime decolla e anche abbastanza bene. Sì, sono d'accordissimo, cioè veramente, non mi ricordo se fossero 2 o 3 quelli brutti, ma il primo è veramente brutto come episodio, cioè è proprio l'episodio introduttivo che io non farei mai. Però poi dopo è una gran bella serie, cioè molto veramente molto interessante. Secondo me non tutti i discorsi sono stati poi in realtà approfonditi nella maniera più corretta. Mi ricordo che comunque anche nel finale un po' non mi aveva lasciato del tutto soddisfatto, però comunque per quello che tratta è veramente tanto interessante. È un peccato che appunto per una volta abbiamo deciso di fare il video cazzone sia capitata proprio la serie sbagliata. Sì, l'avevamo presa perché comunque sembrava una serie che potesse avere successo, poi bene o male un pochino l'ha avuto. Però ha avuto più successo il nostro video della serie, proprio ci siamo beccati e ci siamo beccati più offese per quel video che probabilmente per tutto il resto della nostra produzione. No, oddio, no. Recentemente direi no. No, sicuramente no. Però stavo pensando più a me e a te, però te, fra te con Fate, io cos'è veramente un anime, mi sa che vincono. Vabbè, però io più che per Fate li ho presi per Corrias. E Corrias, sì, giusto, sì. Cioè, ma io quando ho fatto video per farmi prendere insulti lo facevo ad hoc. Vabbè, te lo sai che... Cioè, tu lo sai che ti becchi gli insulti, quindi non è... Cioè, molti video erano proprio pensati per far parlare della cosa, quindi non è che... Però il video con più insulti è quello contro il boomerone. Contro Jaffi, sì, quello è con più insulti. Più di quelli di AnimeTube. Veniamo ricordati più per AnimeTube, ma quello contro Jaffi ebbe molti più insulti. Jaffi non me lo ricordo. Beh, quello è un video cioè quello ti avevo insultato pure io, che avevo un video che non volevo uscisse sul canale. Sì. È passato proprio un video in cui io davo contro solo e basta. La odio pulla. E mi hanno tutti insultato. Sì, perché? Però abbiamo fatto il giro in tutte le piattaforme, abbastanza forte. Che culo, cioè, fai il giro perché ti odiano. Vengono,
Ancora oggi vengono i girellari, quelli lì giusti, che ah, ignoralo, Giaffi è uno stronzo. E girellari di merda, non mi voglio sul mio canale, andatevene via. Allora, chiedeva Artus Steve, ma aggiornate la vostra anilist? Io lo faccio costantemente. Io ho Taiga, che è un plugin che praticamente quando guardi un anime da un player o anche da Crunchyroll, da Netflix, ti aggiorna automaticamente la lista. Ti mette, infatti, se andate a vedere la mia lista, Ronnie Humble su Anilist, l'ultima cosa aggiornata è 3 giorni fa. Io l'aggiorno quando li guardo, infatti se guardate la mia My Anime List potete vedere quando è stata l'ultima volta che ho visto qualcosa di nuovo. Ed è quel famoso primo episodio di Rent-A-Girlfriend. Personalmente io aggiorno la My Anime List una volta ogni 2-3 anni. E Solo per l'ultima fare il volta è video. successo un paio di mesi fa, dove ho aggiornato quella degli ultimi 4-5 anni, ho aggiunto un 200-300 titoli e basta. Però tipo che ne so, se vedete My Anime List e Anilist, che Anilist ha 200-300 titoli, vedete che un po' si sono complementari, perché su Anilist avevo cominciato un progetto di live dove mettevo a periodi quello che avevo visto. Quindi oggi prendiamo gli anni 80, dall'80 all'85, vediamo cosa ho visto seguendo la dicitura e lo aggiungo. Quindi ecco, magari su Anilist troverete degli anime specifici che su MyAnimeList non trovate. Onesto. Dobbiamo rifarlo il randomizer di Paolo, prima o poi, quando riusciremo a vederci fisicamente. No, quando raggiungeremo le donazioni, noi Eccolo, abbiamo dai. fatto il gol per la Maradona, non è stato raggiunto e non lo vedrete mai più. Avete fatto la vostra scelta. Money grabber. Eh no, le cose devono essere fatte nella maniera giusta, altrimenti non vanno fatte. Per i soldi vanno Giusto. fatte. Io faccio solo per i soldi, solo per i Allora, cash. ritorniamo sul sociale, considerando la domanda di Mahmood, che oggi si sente un po' trollino come pollo, e chiede: Paolo, sono un uomo che si sente un camion, mi accetti? Per me non è un problema se sei un camion, puoi essere anche un coglione. Quindi, Uno solo però, nel senso però fisico della uno cosa, solo. sei un coglione, Tipo se una persona può essere un coglione, non può essere un doppio è tipo coglione, sarebbero bisogno di due ma tipo persone. che cresce Se ti metti accanto a Giaggiu, fate lo scroto. ecco no io sapete mi stavo immaginando il testicolo di Turk che cresce Io in realtà volevo dare un consiglio a Mahmood, perché se scrivevi mi sento Track Chan era ancora meglio. È vero. Perché non so se Tracun voi in chat comunque sapete la leggenda dei Track ma è Chan. Kun No, io lo chiamo ma è Track Chan. Kun Ok, io lo chiamo Track Chan. Non è Kun, è una persona di famiglia, uno a cui voglio bene. E non so se lo sapete in chat, c'è la leggenda di Track Chan, che è un camion che ogni tanto compare in varie serie a manga o anime e ammazza i E protagonisti. stira le persone. Bello. Tra l'altro c'è anche il Death Shield, proprio nel primo volume. Purtroppo Però non ci Luca non lo riesce. sapeva, cioè non conosceva la leggenda, l'ha A messo così caso. a caso perché gli piaceva la scena. Però sarebbe stato molto più Però scusa, bello se l'avesse conosciuta, in Death Shield se non avesse sbaglio non fatto ci questa riesce però. condivisione culturale. No, 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 lui riesce a salvarsi prima. Che brutto. Poi E che nel cosa futuro? c'è? In Konosuba non viene. C'è la scena, ma in realtà poi si scopre che non è E che è un così. trattore, fra l'altro, rende anche un camion. Che bello No, ma sarebbe. se ricordo bene, nel primo episodio si vede che sembra un Sì. camion, ma nella realtà dei fatti poi scopre la Sì. verità che è un trattore e lui è morto Esatto. solamente di infarto. Pisciandosi Si è addosso. pisciato addosso. Top Che bello quando ma sorvettono così troppo. c'è anche un anime che voi adorate, però. È Zombieland Saga, cazzarola. Un anime per cui È andate Zombieland pazzi. Saga. Scusa, Infatti, è ciò che infatti. mi ha fatto innamorare della serie subito. Mi Era troppo ricordo che Berto. inaspettato. Allora, no, Giaggio mi aveva mandato l'immagine. Dice: guarda, hanno fatto questa piccola figure. Non era proprio una figura, era Da tipo una Android, ce l'ho, la Android, una può cosa del prendere. genere.
E poi sì, accanto c'era il regalo, il cazzo di Track Can. Allora, bellissimo. Allora, sì, sì, regalavano con la Nerdroid Track Can da montare, che era in cartone, tipo, in plasticatura. Adesso lo vediamo. Sì, no. Con gli 3/4 d'ora per pigliare un action figure, che probabilmente l'ha nascosta, perché altrimenti poi la mamma inizia a pensare ancora di più che sia un fallito. Dai, già giù, quando ci metti? Eccolo qui. Vedi? Quanto bello. È bellino. È bellissima. Penso sia uno dei miei migliori acquisti di sempre. Sono abbastanza d'accordo, considerando soprattutto che poi compri solo action figure di merda. Penso che questa Nendo sia uno dei miei migliori acquisti di sempre. Sì, è vero, già giù, non ho detto nulla di negativo adesso. E vado avanti con le domande. C'è Paolo Sculli che ci chiedeva: che cosa ne pensate di Ina Matsuri? Lo consigliate se l'avete visto? Sì, io sì. È una palla. A me è piaciuto. Qual è questo Ina Matsuri? Oh, a me è piaciuto. È quello con lo Yakuza che adotta la bambina. Ho capito, no. Per me, bocciato quello. Ho visto i primi due, tipo una cosa bocciatissima per me. Vabbè, una di quelle classiche serie che piace la Giaggio e che a me no. Allora, tra l'altro ci fa scoprire se Shampoo che la suoneria di Paolo è la suoneria predefinita del telefono Samsung. Ah, sì, a me pareva di base del 5. No, io c'ho l'S10, c'ho, ha ragione. Pensa, io c'ho cosa? C'ho okay. Gravity Wall di The Creators, mi sono a proposito di The Creators. Io non lo so che suoneria c'ho. Non la uso mai, se mi silenzio il cellulare. Si sa, si capiscono molte cose di te. Io non voglio sentire nessuno, solo se sono chiamate di lavoro. E anche me vuoi sentire. Mi rispondi sempre tardi. No, soprattutto te. Mi rispondi sempre tardi, non mi consideri più, non mi vuoi più bene. Beh, quello è il default. Rispondo tardi pure alle ragazze. Poi ti lamenti che non esci. Allora, Camu Monogatari chiedeva pareri su Rosen Maiden. Non so se la conosci. Non l'ho vista. No, la conosco, ma non l'ho vista. È vecchiotta. La conosco, ma non l'ho vista. Vecchiotta. Okay, delle tizie bambole, no? Yeah. E ce l'ho presente. Bravissimo. Io mi ricordo. È un'ottima serie, Rosen Maiden. Secondo me è una di quelle che andrebbe guardata. Molto bellina. Addirittura. Per me è particolare Rosen Maiden, come, cioè è una di quelle cose strane, belle da guardare. È particolare, non so come definirla al meglio. Particolare. È una serie particolare. È arrivato Berto, comunque. Ciao Berto. Strano che non sia a casa di Paolo. Grazie Vile Meccanico qualunque per avermi spoilerato Domecano, perché non l'ho finito di leggere. Grazie. Oh, che c'hai? Ti hanno dato fastidio gli spoiler adesso quando li fanno a te. Ti hanno fastidio. No, perché quella è una serie di merda, no? È una serie di merda. Non volevo che diventasse ancora di più di merda. Speravo che un minimo il finale si recuperasse. Invece compare Track Can, quindi ancora peggio. Hanno fatto lo spoilerino. Oddio, una testata in bocca. Beh, fammi vedere se ci riesci, dai, voglio vedere se ci riesci. Oh. Ti sei fatto male, bastardo, Fila mignota. Siete due idioti. Ora te ne rendi conto. Cioè, vado al giro con le figurine di bambine che vengono investite ai tir. E adesso te ne sei accorto che sono idiota. Sì. E tra l'altro chissà dove l'avevi nascosta per non farla trovare a tua mamma. No, in realtà è in bella vista davanti al tavolo a pranzo. Ah beh. Mamma mia. Non ho vergogna. Che bello. Non ho vergogna, non me ne frega niente. Io
solo questa qui, e poi vabbè c'ho due cosine di Asuka e Rey. Io considero che la... Tu sai chi è questa? Non si vede, se è tipo un quadretto. Come un quadretto? Non si vede, a parte che è tipo tutto vedo giallo. Vabbè, quello è normale, c'è la luce gialla. Vabbè, è cosa di Macross Frontier. Ah, è cosa di coso, classico, lo conosco, sì. No, di Macross Frontier, no, l'ho detto giusto, basta. E ci credo, ci sono i mecha. È quello con i mecha con l'idol, vabbè, no? È caduta, vaffa. Sì. Allora, l'ultima domanda che ci va pispolando, perché poi i ragazzi oggi hanno deciso di uscire fuori di testa e diventare dei coglioni come noi. È giusto. E ci chiedeva... Guardati sempre che il creator c'è il pubblico che si merita. Questo mi spaventa molto, ma davvero tanto. Ci chiedeva appunto pispolando se ci è piaciuto di essere dei votate, tanto di essere dei per me. Mm-hmm. Sì, io ne avevo parlato da Orange, tra l'altro. Ne abbiamo parlato in diverse occasioni, in realtà, di Yesterday. Sì. Cioè... sì, però tu, Paolo, mi sa che non hai mai dato la tua opinione completa, perché quando ne parlavamo era ancora in corso. Sì, no, in realtà quando ci siamo visti a Napoli già era finito, però no, non l'ho mai detto magari in live. Ricordo, allora, personalmente Yesterday non è una brutta serie, ma è una serie che necessitava, secondo me, più episodi. Non è che non mi è piaciuto come è finito, non mi è piaciuto il rush finale che hanno fatto, che secondo me è stato un po' in contrapposizione alla parte iniziale, molto ben strutturata. E basta, non c'è nient'altro da dire, perché è una bella serie, ma che con quel finale, secondo me, non fa capire bene le intenzioni proprio finali della serie. Aveva bisogno di un po' più di tempo, e secondo me questo è palese. Sì, su questo sono d'accordo. Sì, ma... concordiamo in... Però è una bella serie. Ovviamente, se avesse avuto più episodi, o se avessero splittato i curve facendo due serie da 13 episodi, sarebbe stato molto meglio, anche perché hanno tagliato tanto, comunque, l'ho recuperato recentemente il finale, e c'è davvero tanto che hanno tagliato. Però vi dirò, cioè, nel senso, secondo me, anche per come è strutturato, e limitandosi soltanto all'anime, senza toccare il manga, perché ovviamente non avendolo letto non posso esprimermi, secondo me sarebbero bastati anche tipo due o tre episodi, no? Un cur intero. Per rendere meglio, ma avevano annunciato UAV. Però sono robe. Non ma sono no, robe UAV. Sono tipo dei piccoli special da qua. No, ma io pensavo, quando li avevano annunciati era ancora in corso, quindi io avevo pensato, faranno come una serie che in questo momento non mi viene il titolo, ovviamente, che avevano fatto la serie da 12, che non si chiudeva, Baccano. E quei quattro... Baccano. Anche Monogatari, anche. No, non è Baccano. No, non è... ragazzi, in questa serie i tizi si scombiavano di corpo tutti. Kokoro Connect. E c'è il famoso primino. Kokoro Connect, bravissimo. E hanno fatto poi quei quattro AV terrificanti, bruttissimi, potete definirli come volete, ma almeno erano il finale. Sì, sì, no, cioè... io pensavo... Ma infatti io pensavo fossero 18 puntate all'inizio, quando, anche parlandone con Italo, eravamo convinti fossero 18 puntate. Poi invece scoprì che quelle 6 in più erano 6 extra, che non c'entrano... Cioè, so tipo dei piccoli cortini da 4-6 minuti, se non sbaglio... intermezzati all'interno della serie, non so, roba in più, e non è che aiuta. Per me è un peccato. Sì, su questo sono d'accordo, però per me è un peccato, sono d'accordissimo, però secondo me questo rientra fra quelle serie dei finali di cui parla sempre Italo, in cui non vi dovete lasciare traviare a parlare mai tutta la serie soltanto per il finale, perché comunque c'è la costruzione della serie in sé per sé, e il modo in cui vengono trattati i personaggi secondo me è bellissimo, soprattutto per il protagonista. Sono perfettamente d'accordo, se poi il finale non ha influenza su quello che hanno costruito in precedenza, e qua per me è anche evidente. Se tu costruisci in un modo e poi nel finale il personaggio, per una questione di corsa, deve comportarsi in una maniera differente, la serie ha un problema che si porta da prima per arrivare alla fine. Però cioè, secondo me il... sì e no, perché comunque in questo caso lo capisci perché lui si comporti così, mancano determinate cose che te lo fanno proprio apprezzare il comportamento, però lo capisci perché poi lui faccia quella scelta.
Cioè. Ma infatti per me è una buona serie, semplicemente è stata rovinata da quel rush finale, non rovinata. Peggiorata. Allora, per me, diciamo così, mettiamo il caso che tu scrivi un tema perfetto mentre fai una lezione di italiano, scrivi un tema perfetto e nelle ultime quattro frasi fai due errori grammaticali. Quel tema sarebbe da 10 fino a quel momento, ma quegli due errori grammaticali te lo portano a 8, perché hai fatto comunque degli errori molto gravi. Ecco, per me è così la situazione. Per me la serie era ottima fino a un certo punto, e nella parte finale c'è stato questo calo che ha avuto un'influenza indubbiamente nella serie. Ciò non toglie che prima è ottima. Sì, io sono d'accordo, cioè nel senso, secondo me il finale, così com'è, anche se comunque è molto rushato, di per sé è perfetto, cioè nel senso è il finale che doveva avere la serie. Il punto è che ovviamente determinati passaggi che portano a quel finale risultano più deboli proprio per questo motivo che hai evidenziato tu, ovvero che mancavano dei passaggi, dei momenti di estensione dell'evolversi del rapporto. Non voglio fare spoiler, quindi cioè, ci giro un po' intorno, ma mancavano appunto queste cose che lo rendessero più ovvio, più chiaro che si sarebbe voluto in quel modo, che sarebbe finito in quel modo. Alla fine che finì in quel modo, secondo me lo capisci Sì, dall'inizio, sì, sì. cioè è chiaro che devi andare così, però come dici tu, l'accettarlo è una cosa diversa, perché se me lo fai accettare con una Esatto. rushata, molto diverso rispetto a che farmelo accettare facendomi crescere la serie dentro. E, però giusto per chiudere e per commentare la cosa che dicevi, che secondo te non servirebbe un altro cur, io ti dico che invece sarebbe servito perché proprio sono assenti delle storyline complete, cioè proprio degli archi interi che non ci sono all'interno della serie e proprio anche dei personaggi abbastanza importanti che non compaiono per Sì. niente. Quindi sarebbe servito almeno per dare lo spazio totale a come poi la Tome aveva ideato la serie e come pensava che dovessero andare certe storyline in sé per sé. Certo, ovvio che appunto, cioè, te lo dico dal punto di vista di un non lettore, cioè nel Sì. senso, togliendo appunto tutto, non sapendo effettivamente che cosa manchi dal manga, da spettatore ti dico che secondo me appunto soltanto per quelle parti lì sarebbero bastati anche 2 o 3 episodi e basta, senza dover fare appunto un cur in sé. Poi ovviamente c'è, anche la serie si vede che ci sono questi grossi tagli a livello di personaggi, cioè tipo, mi ricordo la tizia del bar col suo tizio, cioè così buttati a muzzo il mezzo secondo all'inizio della puntata che non capisci proprio perché. Però cioè, nel senso, sono secondo me così tanto secondari per come sono presentati nell'anime rispetto al cast principale, che non è che ci dai poi così tanto peso nell'economia della serie, ecco. Sì, certo. Ma questo è proprio un difetto d'adattamento, cioè in più sensi. Allora, andando Ringrazio Aberto avanti, intanto, per perché favore, però anche te, fatto facciamo Alberto. i sordi. Non l'ho visto, a me non mi Come non ti compare. Io dovrebbe non sto seguendo la live. comparire il coso nel non ti compare il gestore di streaming. Beh, comunque di nuovo grazie Nel Berto. gestore streaming non compare, sì. Berto Camgirl. Compare su Streamlabs, non sul gestore Berto streaming. Camgirl ci ha mandato i sordi. Grazie Berto Camgirl. Ciao Ok, Berto. vado avanti. Sto laggando un pochettino. Ci sono, ditemi Vai, che vai, ci sono ci e sei, ci vado con sei. la domanda. Ci sei, ci sei. Ok, e c'era Camimono. Come vi rapportate con le Vocaloid e le VTuber? A me piacciono tantissimo. Chi me l'ha fatta conoscere Alberto, ovviamente. E io Alberto, quando siamo qua a casa, ultimamente un po' di meno perché certe volte mette video di merda, Alberto. Però spesso e volentieri ci mettiamo a guardare tutti i, diciamo così, i resoconti della settimana delle VTuber e ci guardiamo quello che fanno. Sì. E ce li condivide. Passiamo 2 o 3 ore. E poi ce le condivide sul gruppo Telegram, Paolo. Passiamo 2 o 3 ore a fare anche 4 ore a guardarci video così. Sì. No, io non. È Io una cosa un po' triste. non sono. Sinceramente, non capisco il grande fervore.
cioè, nonostante mi piaccia il coso e il design di alcune delle VTuber, tipo a me piace un bordello il design di Kaguya Luna, per dire, però cioè, non mi interessa sinceramente seguirle attivamente. Cioè, è più un interesse per... ti giuro, mi comprerei la figure ma non guarderei i video, cioè. Ah, personalmente mi sembra strano, cioè sono divertenti, ragazzi, sono ragazzine che di 20 anni che fanno cazzate, capito, non è che... Vabbè, ma io non seguo questi video generalmente. Ecco, questo è il fatto, cioè, siano persone vere o VTuber non mi cambierebbe, è proprio il contenuto che mi interessa. Ecco, questo è il fatto. Sì, no. Cioè, alla fine però so veramente carini i video da guardare, anche perché si vede che dietro ci sono delle persone che, come dire, c'è uno studio di lavorazione. Non sono allo sbaraglio queste tizie che non hanno la più pallida idea a livello tecnico come si fanno le cose. È proprio un discorso di interesse nei confronti del contenuto, non tanto di appunto di averci qualcosa contro, ecco, assolutamente, anzi ti ho detto, alcune le trovo anche molto carine, però come design 2D e non modello 3D, quelli mi fanno cagare. Ragazzi, guardate sempre, due dimensioni sono molto meglio che no, ci sto capendo un cazzo, mi sento come Giaggio ieri. Sto laggando tantissimo, mi sento come Giaggio. Italo, siamo con te, ci senti, ci capisci tutto? Paolo, uguale? Sì, molto male. Sì, io mi sento normale. Vai Italo, fai tu. Provo a fare la prossima domanda, altrimenti poi esco e rientro. Diceva Nick e Paul, nato in auge Hunter x Hunter con la live di Ronin, vorrei porvi una domanda, ovvero se per voi Hunter x Hunter è un capolavoro. Cioè, con tutto il bene che posso dire a Ronin, non è certo tornate in auge per la live sua, questo ok, te lo sta veramente laggando tantissimo. Comparso sempre al top delle discussioni. Italo. Hello? Sì, no, ti sentiamo molto scattoso, però okay. Ti sentiamo. Esco di end. Beh, vediamo adesso che casino fa. Non sto capendo. Comunque no, io non... Cioè, tu Paolo lo consideresti un capolavoro? Per me sì, per me indubbiamente è una di quelle opere che in un certo qual modo rimarrà nella storia dei manga, perché ha saputo catalizzare molto prima di altri un tipo di genere e di target e portarlo a un qualcosa, diciamo così, un po' più particolare. Io diciamo che, come dicevamo ieri con... Beh, ti lascio tutti, che cazzo sta succedendo? No, ti ho semplicemente sistemato la cosa così non devi modificare niente. Ah, ok, thank you. No, dicevo molto semplicemente, come dicevamo ieri con Fullmetal Alchemist, io lo reputerei più un caposaldo del battle shonen moderno. Aspetta, Giaggio, Italo non ti sente. Italo non ti sente. Però tu mi senti. E sento male pure te, tra l'altro. Tu Paolo però mi senti. Perché mi fai questo? Sì, io ti sento, vai, Giaggio. Allora il problema è Italo, non sono io, ok. Qualcosa, no, io no, tu c'è, cioè, tu niente. Italo, tu a me mi senti? No, la scomparsa di nuovo. Italo, io sono Italo. La testa a metà è morto. Stava andando tutto troppo bene finora. Povero Italo, vabbè, aspettiamo che torni. Intanto, aspettiamo. Sei diventato Italo nel mentre che Italo torna. E comunque, stavo dicendo, cioè, lo considero. Ecco, sta tornando Italo, ma mi ha sminchiato ovviamente tutto. Come? Adesso, oddio, ok, bravo Paolo. No, non modificare niente. Se Italo esce, te lo sistemo io. Ho già fatto tutto, è tutto a posto. Italo, sei tornato fra noi? Ci senti, ci vedi? Italo, non sente ancora, cioè, mi sento sempre un po' scattosi, purtroppo. Okay. No, adesso lo vedo e lo sento. Ok, dai, però mi sento un po'. Riproviamo un attimo. Tanto manca l'ultimo quarto d'ora, vediamo se migliora.
Ecco, dice Berto, questo perché avete parlato male delle VTuber. È la vendetta. Vendetta vera, non finirò in Non è galera. vero che abbiamo parlato male. Non siamo semplicemente interessati alla cosa. Fittus e Baldazzi. Però Truce Baldazzi che sta in manicomio adesso, però. Loro truce. E allora, provo a fare appunto la domanda che vi avevo fatto prima, anzi quella la salto perché mi ha maledetto purtroppo. Mi dispiace Nike Paul, chiedeva solo se Hunter Hunter è un capolavoro. Noi non siamo molto attaccati a questo tipo di descrizioni, a questo tipo di definizioni. Sicuramente è un manga che ha dato tantissimo al battaglia. Ed è anche un punto di non ritorno in quel tipo di narrativa lì, perché ha impostato dei canoni che hanno letteralmente cambiato il genere per sempre. Un caposaldo, come dicevamo ieri con Fullmetal Alchemist. Yes. Allora, vado quindi a Travel 04 che chiedeva: ma quindi vi è mai successo di iniziare ad odiare davvero un anime anche solo per il finale? Personalmente. Avrei detto tutto. No, infatti hai detto tutto e non si è sentito niente. Personalmente... È morto. Niente, si è scomparso di nuovo io. Hello? Eh? No, ma andate voi. Ah, andate No, voi. vabbè, avevi chiuso, cioè avevi detto personalmente e poi non si è sentito. Ah, personalmente no. Ah, ok, personalmente no. Brave mi ha fatto questo effetto, quindi ho detto tutto. No, io, cioè, che mi abbia fatto odiare, no. Cioè, ci sono stati molti finali che mi hanno fatto schifare ancora di più una serie. Però, cioè, già di base... Non mi piaceva, cioè sono veramente poche quelle che non verso metà mi abbiano iniziato già a non piacere e poi con il finale mi abbiano confermato quanto fanno schifo. Cioè, per io penso il mio classico esempio è quello di Charlotte, che secondo me era cominciato molto bene e che invece è finito molto male. Il finale fa schifo, però non è il finale in sé per sé che mi ha fatto schifare tutto quello che succede prima. Era proprio la discesa incredibile di metà serie. Paolo? Sì, Charlotte poi. Beh, per me Charlotte addirittura è pessimo già dal Sì, secondo me lo episodio, ricordo. addirittura. Ne parlavamo sotto il mio video, tra l'altro. Charlotte per me ha un grandissimo problema di sceneggiatura che non utilizza, diciamo così. Allora, io vedi qual è il problema mio di Charlotte? Se tu, persona che scrivi una sceneggiatura, puoi usufruire delle esperienze passate di altri scrittori per risolvere i problemi, perché devi trovare nuove soluzioni? Tu dici sì, per fare le cose meglio, ma tu lo puoi fare, la sceneggiatura ti rimaneva intatta semplicemente utilizzando degli espedienti narrativi per i viaggi nel tempo, per i poteri, per tutto quello che ti serve, un po' spoiler dire viaggi nel tempo, per tutti i poteri che hanno utilizzato persone del passato. Quella che io leggo in Charlotte, per esempio, è una sceneggiatura di una persona che non ha mai scritto altro o che ha scritto poco nella No, vita. cioè, il problema è che è una sceneggiatura di un musicista, cioè Jun Maeda è il problema di base di Charlotte, cioè la sua sceneggiatura è un problema Infatti. di tutte le sue opere, ce l'ha anche in Angel Beats, ce l'ha nelle sue parti di Wright. È proprio suo questo problema, che lui ha l'idea, che magari è bella di per sé, parte bene, però poi non si andava avanti. Come Coso, come Però Nishikori con sai Darling in the Franxx, è lo stesso discorso. Tu parti che c'è una bella idea e qual è il poi... fatto? Però vedi, in Angel Beats il problema è stato facilmente, come dire, trascurabile perché alla fine Angel Beats si è comportato come un anime molto nella norma e l'idea alla base non ha influito più di tanto. Capito? Sì. Se avessero cominciato a incrociare molto più frequentemente l'idea di base alla vita dentro Angel Beats, la questione sarebbe stata molto, ma molto Sì, peggiore. ma è perché c'è Angel Beats si è sempre retto molto di più sull'idea che sulla trama, sulla narrativa. Infatti poi i problemi di Angel Beats sono proprio di struttura narrativa, sono proprio di incoerenza narrativa e di difficoltà nel...
nel portare avanti una sceneggiatura che regga. Però poi quello che in realtà ti vuole trasmettere, le cose di cui ti vuole parlare, te ne parla molto bene nei pochi momenti in cui lo fa, e quelli più seri. Perché poi comunque, cioè, sappiamo che alla fine è una serie prevalente, è un dramedy alla fine, si legge su, sia sulla comicità che sul drammatico. Mentre invece in Charlotte proprio la sceneggiatura era completamente la parte più importante, non c'era il suo grosso messaggio da mandare, perché Jumaira dice sempre le stesse cose, quando fa musica a quando fa cartone. No, ma messaggio non ce n'era, appunto. Cioè messaggio proprio non ce n'era, era voler raccontare una storia, ma se tu fallisci nel raccontare la storia, il tuo obiettivo primo è raccontare la storia, c'è un problema di fondo. Esattamente questo. Quindi personalmente il problema è questo di Charlotte. Però stiamo divagando. Per me è una delle peggiori serie che abbia mai visto. Però stiamo divagando perché il discorso non era tanto questo, ma quanto appunto se c'è un finale che ti possa rovinare tutta la serie, nonostante prima del finale fosse stata una cosa che ti è piaciuta. Secondo me no. Per me sì. Per me sì, ragazzi. Ma allora, cioè, faccio l'esempio. Aspetta, ora detto così su due piedi non ti fa proprio di odiare, però, Se parliamo proprio di odiare, la vedo difficile. Io ti faccio un esempio, però. È anche vero il contrario. Per esempio, Italo qua testimone, per me Shigatsu no Wakimi no Uso fino al terz'ultimo episodio era un'opera da 4. Ma perché capisci un cazzo di cartoni te, come al solito? No. L'opera ha preso valore con quei tre ultimi episodi che ti, l'ho detto come idolo episodi, che ti fanno, diciamo così, riunire i comportamenti dei personaggi in funzione di quello che realmente è successo. Lo spettatore, che è ignaro di gran parte della situazione reale, ha visto solo il punto di vista del protagonista fino al terz'ultimo episodio. Appena la situazione si libera, però cioè nel senso sono tutti molto comprensibili. Cioè, lo capisci subito, Kaoru, perché cioè io personalmente non l'avevo capito personalmente. Quindi per me la botta del sapere la verità, ma io non l'avevo capito. Vabbè. Dico, per me, io l'ho vissuta così, io non avevo capito un cazzo. Avevo detto, boh, chissà che cazzo hanno. Poi a un certo anche punto tu sei scemo. Vabbè, che c'entra essere scemi? Però se io non l'avevo capito. Sei l'unico. E quindi una ma io vi giuro, io fino alla fine non avevo capito niente. E dicevo, ma perché fanno queste cose così stupide? E mi incazzavo. Poi però, visto proprio in funzione di quello che stava succedendo, e per me è stata un po' il rimettere il puzzle ai punti giusti. Cioè, secondo questo ti ho fatto un po' l'esempio al contrario. Cioè, ma se non avesse avuto quel finale, per me sarebbe stata un'opera da 4. Boh, cioè, secondo me, posso permettermi di dire che secondo me è un problema tuo, cioè nel senso per me erano tutte cose evidenti, ma proprio per come si vengono presentati i personaggi nel corso delle puntate, cioè proprio i loro comportamenti, cazzarola, proprio l'inizio, cioè soprattutto per quanto riguarda Kaori, proprio l'inizio te lo dice, proprio palesemente, ehi, andrà in questo modo la serie, prepara i fazzoletti, cioè nel senso. E anche i personaggi, anche personalmente non l'ho vissuta così. E anche il comportamento per dire di Tsubaki, per dire, è tutto, è uguale, cioè si capisce fin da subito che perché uno si comporta in quel modo. Boh, però, cioè, nel senso, capisco che cosa vuoi dire, ma non sono d'accordo con questa cosa. Cioè, non sono d'accordo nell'applicarla a Your Lie in April. Cioè, io personalmente poi sono iper, diciamo così, critico sulla sceneggiatura. Cioè, nel senso che di un'opera io quello che vedo principalmente a 60-40 è proprio la sceneggiatura. Quindi per me un finale mancato, dei comportamenti sbagliati hanno un'influenza maggiore sul mio giudizio dell'opera. Poi è una cosa mia, io la vedo così per quanto riguarda il mio tipo di critica che faccio. Vabbè, sì,
Comunque, ragazzi, direi che anche se mancano 5 minuti è meglio chiudere adesso perché non sto capendo un cazzo, non riesco veramente a interagire. E poi ci sono anche poche. Se sei d'accordo, io chiuderei Va adesso. bene. Sì. Paolo, quando torni? Quando mi volete. Per ora sono libero. Mai, mai più. Dai, citalo, sei un cattivo. Quando volete, io per ora sono liberissimo e potete chiamarmi. Ok, allora ci organizziamo poi. Italo, stai dicendo qualcosa? Sì, mi serve un cazzo online. Gli serve un cazzo per essere online. Abito anch'io così, però spero che non fosse quella la frase. Sì. Mi serve un pene. No, mi serve un canale da Ah, raidare. che cazzo ne so io di chi c'è online. C'è Sabaku. Ragazzi in chat, dateci qualcuno da raidare. C'è Vaffanculo, Sabaku, Sabaku. Sabaku, Sabaku, dai, dai. Dai, manda Sabaku. Cazzo, perché devo raidare Sabaku? Che c'è pieno di soldi. Vedesse a me. Monigrab. Lo facesse lui a me, Poli, poli. vibe. Poli, poli, poli. Chi è Poli? Uno che segue. Ma tu non la vedi la nostra Come? cronologia di iscritti che ci sono tutti quelli che seguo io. Sì, ma mica me li cago, cioè che me ne frega di questo che gioca Però Hearthstone. scusami, però non è giusto, ah. Dai, Poli è bello. Ma perché? A me non mi interessa Hearthstone, è un gioco che proprio mi fa schifo, mi piace. Va bene, vediamo sto tipo. Scrivetegli Hearthstone puzza. Ah, non io sto con No, mi Paolo. schifo. Non era io sto con Paolo, l'hashtag di No, ma oggi. non Vabbè. ci. Come lo che vuole Italo. Sceglie Italo. Vabbè, co come volete, voi scrivete quel cazzo. Tipo, quindi ok. Va bene, io sto per partire con il ride, quindi già ho vicende di Sì, chiudere. allora ragazzi, vediamo Ah, sti ultimi 20 minuti che sono stato fuori. Vabbè, Italo ci ritornerà con noi martedì, sempre alle 6. Avremo il buon Bob. E poi ne riparliamo, con cui parleremo di robe giapponesi come piace a noi. Grazie Paolo per essere stato qua con noi. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Bye bye. Ciao.